stanno passando, siamo quasi agli sgoccioli. In eccellenza, ultimo turno, quello di domenica prossima, in cui dovremmo conoscere la vincente del campionato regionale di eccellenza, ma come sapete, naturalmente, sia il Martinsicuro che il Prato, la Nero Stellati, sono appaiate in prima posizione e forse potrebbe scapparci lo scontro finale dopo il turno appunto di domenica, che chiuderà la stagione regolare. Anche sotto, a parte la Virtus Teramo che è già retrocessa matematicamente, c'è Bagarre per i posti in zona play-out, ultimo turno da seguire, davvero 90 minuti più recupero, come si suol dire, per conoscere per quella che sarà la griglia, non solo appunto per quello che riguarda la prima in classifica, ma play-out e play-off tutti da giocare, e seguiremo con attenzione naturalmente su Rete 8 Sport tutta la giornata. In promozione Girone A, Giulianova, già promosso in eccellenza, anche in zona play-out e play-off per il Girone A di promozione, tanta bagarre per un campionato entusiasmante fino alla fine. Stessa cosa nel Girone B, dove il Chieti Reales ancora non può decretarsi vincitrice del campionato, però manca davvero poco, e allora attendiamo gli ultimi 90 minuti per conoscere tutti i verdetti dei tre campionati più importanti, d'eccellenza e due di promozione. Prima di iniziare, un saluto mio personale, ma credo di tutta la squadra, al nostro regista Vincenzo Di Simone, che purtroppo in settimana ha avuto un piccolo infortunio. L'abbraccio grande nostro e l'applauso del pubblico per una pronta guarigione, e naturalmente lo aspettiamo qui e non solo, perché ci manca tanto. E quindi, caro Vincenzo, rimettiti subito in forma, perché abbiamo bisogno di te. Una bentornata, un benvenuto ancora una volta a Chiara Flaviani, la nostra fotografa ufficiale. Gli scatti meravigliosi che naturalmente potrete rivedere sulla nostra pagina Facebook Gradinata, quindi cliccate mi piace e da domani, subito dopo la trasmissione, avrete la possibilità di rivedervi con degli scatti di Chiara, che davvero beccherà tutti. Quindi mi raccomando, aggiustate la capigliatura, perché Chiara beccherà davvero davvero tutti. Una buona serata ed un benvenuto ad Alessandro Italiani del Consiglio Direttivo dell'Atricalcio. Buonasera a tutti. Italiani. Buonasera. A fianco a lei Massimo Assogna, direttore generale del Calcio Atri. Buonasera a tutti. Salvo l'ospite e vado dall'altra parte, perché c'è il mister dell'Atricalcio, Marco Pega, allenatore della prima squadra. Buonasera a tutti. A fianco a lei l'ho saltato, ma lo possiamo dire, no? Tecnicamente c'è stato un po' il gioco dei microfoni, Giulio Ettore, uno degli organizzatori. Buonasera a tutti. Del Memorial Emilio della Penna, che si svolgerà a Giuliano Marino da domani, giusto? Esatto, da domani per tre giorni fino a lunedì mattina, in cui ci saranno le fasi finali e la premiazione. Tante società che naturalmente... Tante società, per fortuna, sì, è un torneo in continua evoluzione, siamo arrivati a coinvolgere 68 squadre grazie all'organizzazione della SD Piccoli Giallorossi, che in collaborazione con il comitato organizzatore ha permesso di arrivare a questi numeri importanti. Quindi dal 29 al primo maggio. Il primo maggio sarà la chiusura. Poi stasera qui avete portato una delegazione, no? Una delegazione della scuola calcio che raccoglie numeri importanti. Abbiamo portato, ecco, diciamo quelli più grandicelli. Sì, anche perché naturalmente l'ora è un po' proibitiva, no? Esatto. Per noi nessun problema, però per loro naturalmente c'è da gestire anche il rapporto con i genitori, che io dico sempre, spesso è bello, ma nasconde ogni tanto qualche difficoltà, o sbaglio? Sono due funzioni completamente diverse, quelle della scuola calcio e quelle del genitore. La cosa più importante, o la cosa, diciamo, che tutti quanti ci auguriamo, è che si vada di comune accordo, sinergia, no? Esatto, che ci sia sinergia tra le due, e anche con la scuola, tra le tre componenti fondamentali per i ragazzi di questa età. Allora, questo memorial naturalmente va a ricordare un personaggio importante, ma l'obiettivo principale però qual è?
L'obiettivo principale è quello di ricordare una figura fondamentale del calcio giuliese, che prima da allenatore è stato quello che con le giovanili della Giulianova Calcio ha vinto più scudetti in assoluto, ne ha 25 negli anni d'oro del Giulianova, e poi ha fondato la scuola calcio Giulianova nel 1983, che è durata quasi 25 anni e da cui sono usciti tanti bambini, ma soprattutto sono uscite tante lezioni di vita, che è la cosa più importante che trasmetteva questa persona incredibile che era Emilio Della Penna. Possiamo già elencare le squadre che parteciperanno a questo torneo? Sono un po' tante, come società ne sono 28, poi con più categorie raggiungeremo il numero di 68. Le più importanti a livello, diciamo, di calcio proprio sono il Pescara, l'Ascoli, il Teramo, l'Aquila, San Medettese, Gubbio, poi per arrivare a quelle dilettanti, tipo, non lo so, le maggiori squadre della zona, come Poggio di Ulivi, Angolana, Renato Curi, River Chieti, spero di non dimenticare nessuno. Comunque, e poi Renato Curi a livello di settore giovanile abbiamo un po'. Elite, no? E poi dall'anno scorso abbiamo cominciato ad aprire anche delle squadre di fuori regione, e quest'anno avremo delle partecipazioni importanti come medaglie d'oro Barletta, come la Mariano Keller di Napoli, che chi mastica un po' di settore giovanile è forse la società più importante a livello di settore giovanile di Napoli. È un torneo con una qualità discreta, abbastanza alta. È la quinta edizione, per fortuna. Le altre edizioni sono naturalmente andate alla grande, anno dopo anno, cercate sempre di migliorare. Siamo cresciuti sempre di più, per fortuna, sia a livello di numero di squadre che a livello di qualità. E siamo arrivati a questo punto con il quinto anno in cui abbiamo ricevuto anche dei riconoscimenti importanti, tipo l'alto patrocinio della regione, il patrocinio della provincia e soprattutto il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri, che per noi è una cosa molto che ci fa onore. Quando si parla di scuole calcio e di settori giovanili, sì, il calcio, ma anche e soprattutto l'aspetto sociale non deve mai essere abbandonato, immagino. L'aspetto sociale e l'aspetto scolastico, tant'è vero che è la quinta edizione del Memorial, però è anche la seconda edizione del concorso per le scuole, riservato alle scuole primarie e secondarie, che si chiama Il calcio ad un pallone, e che quest'anno ha visto presentare 48 lavori di bambini che si sono dedicati a creare un giornalino, ti faranno concorrenza tra qualche anno, nel senso giornalino formato da articoli più immagini rigorosamente fatte a mano. E il premio sarà consegnato durante la cerimonia di premiazione che avverrà lunedì. Perfetto, benissimo. Poi ci torniamo naturalmente sia su questo Memorial, ma credo di poterti chiedere anche qualcosa relativo al Real Giulianova, o sbaglio? Non c'è problema, io no, assolutamente, non l'ho seguito benissimo, non l'ho seguito benissimo. Sì, conosco qualche ragazzo che gioca lì, però ecco, non sono ferratissimo in questo argomento. Va benissimo. Allora, visto che c'è il calcio Atri stasera in trasmissione, io volevo salutare nuovamente e dire il benvenuto all'avvocato Luca Sanini, perché il 27, se non erro, sarà presente proprio ad Atri a presentare il suo libro, Il teatro di una favolosa opera. Allora, io innanzitutto facciamo un applauso. Un attimino, Luca, ci racconti nuovamente quello che ha fatto nascere l'idea che ha generato questo tuo libro. Non è il primo, naturalmente, però forse questo rispetto agli altri è un po' più particolare, no? Perché racchiude la tua vita e le tue passioni soprattutto. Allora, innanzitutto rivolgo un cordiale buonasera a tutti, ti ringrazio Lorenzo per avermi invitato un'altra volta. Ma grazie dopo a te. L'altra presentazione che abbiamo avuto sempre qui a Rete 8. Sono veramente orgoglioso di far parte, diciamo, di questa squadra e di partecipare a queste trasmissioni sempre molto interessanti. Saluto gli amici dell'Atricalcio, con cui negli anni scorsi abbiamo avuto anche la possibilità di incontrarci a livello proprio agonistico, sportivo. E tu naturalmente rappresentavi il Bisenti Calcio, sì, no? Rappresentavo il Bisenti Calcio, una bella realtà che abbiamo
diciamo, vissuto degli anni memorabili. Nel mio libro, diciamo, ho voluto ripercorrere questi 4 anni alla guida, non, anche se non come presidente, comunque nella società sportiva, avendo un incarico dirigenziale di importante e molto, diciamo, significativo. Ho ripercorso questi 4 anni riportando anche un excursus delle partite più importanti, perché non dimentichiamo che diciamo, Bisanti è un paese di 2000 anime e abbiamo raggiunto risultati importanti confrontandoci anche con realtà della nostra provincia di Teramo, che con notevole rango, di notevole rango, e anche con una partecipazione anche a livello economico superiore alla nostra. Quindi in questi 4 anni abbiamo, come diceva prima il presidente, abbiamo raggiunto risultati importanti anche a livello aggregativo, perché il calcio è anche fatto di momenti di aggregazione, sì, di momenti di passione concitata a cui però va sempre, a cui vanno sempre sommate una sorta di partecipazione emotiva e comunque un'aggregazione a livello proprio umano e morale. In questi 4 anni ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo raggiunto risultati importanti, dicevo prima, come la promozione del 2014, anche se attraverso il ripescaggio, comunque sono state esperienze indimenticabili per il nostro paese, tipo la vittoria in semifinale dei playoff contro gli amici del Montefino Villabozza. E quindi ho voluto scolpire, diciamo, in maniera imperitura, tra virgolette, queste emozioni vissute con veramente un pathos eccezionale. Quindi in molte pagine del tuo libro non c'è solo la storia del tuo paese, naturalmente, ma anche dei cenni a quella che è stata la realtà sportiva a Bisenti, no? E tu hai contribuito naturalmente a far raggiungere a questa società risultati importanti, ed è bello mettere nero su bianco la storia, non solo in TV ma anche su un libro, perché spesso e volentieri poi la TV viene un po' leggermente abbandonata, mentre il libro rimane lì come se fosse la vera e propria memoria di questa storia. Quindi davvero ti faccio i complimenti, perché è raro vedere riguardante una società sportiva di categoria inferiore una storia raccontata su un libro. Tu l'hai fatto benissimo e sicuramente sarà un gran bel bagaglio per i tuoi concittadini. Magari dal titolo non traspare proprio che si parla di calcio, in quanto Il teatro di una favolosa opera è un titolo generico che comunque racchiude diverse tematiche, però il primo capitolo del libro è dedicato proprio agli aspetti calcistici e sportivi di questi anni, riportando anche le cronache giornalistiche di, delle, come dicevo prima, delle partite più importanti che hanno segnato una svolta importante. Io apro una piccola parentesi: in queste prime presentazioni del libro ne abbiamo fatta una a Bisenti il 4 marzo, un'altra il 21 aprile qui a Pineto, a Villa Figliani. Magari qualcuno, qualche relatore illustre mi ha, tra virgolette, bacchettato per aver parlato in maniera un po' troppo approfondita di calcio. Io invece rispondevo sempre mettendo in evidenza il fatto che il pallone rappresenta un momento aggregativo importante, e il calcio comunque in piccole realtà come può essere Bisenti, che come dicevo prima conta circa 2000 anime, in queste piccole realtà rappresenta un veicolo fondamentale anche per stimolare i giovani a credere in certi ideali e in certi valori. Sottolineo anche che il mio paese Bisenti, come tante altre realtà della zona, della provincia di Teramo, è stata il paese è stato colpito dalla tragedia e dalle calamità naturali del mese di gennaio, quindi magari il calcio può rappresentare un volano per cercare di rinascere. E quindi assolutamente, da lì deve partire un po' il segnale, no? Il mio obiettivo è anche quello di lanciare un messaggio affinché dal calcio, con il calcio, attraverso lo sport, si possa guardare con più ottimismo e positività al domani. Perfetto, allora io ricordo bel messaggio questo. Sabato 27 maggio alle ore 18 presso l'agriturismo Aristea, località Villa Ferretti, Atri. Poi naturalmente tu hai anche specificato la strada per tre ciminiere, sì, quindi perché magari per molto dettagliato. Esatto, sì. Poi voglio aggiungere, poi chiudo, che stiamo anche organizzando presentazioni del libro anche a Cappelle sul Tavo e a Spoltore, però magari per coloro che mi seguono su Facebook avranno la possibilità di verificare e di comunque attenzionare le presentazioni del mio libro
niente, saluto tutti e grazie per avermi invitato. Grazie a te Luca, guarda, se facciamo vedere tramite il nostro Mario Giacchetta, se facciamo vedere un po' la copertina del libro, che naturalmente io invito tutti ad acquistare, perché è davvero un'esperienza, quella di Luca Salini, raccontata direttamente, no? Per il suo ruolo da dirigente nel Bisenti Calcio, ma tante altre storie che naturalmente sono stampate sulla copertina, dire, e non solo. Sì, con grande soddisfazione che il libro sta raggiungendo anche risultati lusinghieri da un punto di vista delle vendite, e questo per la mia casa editrice, Il Viandante, è un ottimo risultato e ne vado veramente orgoglioso. Perfetto, allora sabato 27 maggio, grazie all'avvocato Salini. E naturalmente, signori italiani, abbiamo un po' concatenato le due situazioni, no? L'aspetto anche culturale e l'aspetto calcistico. Ma quando io ho detto strada per Tre Ciminiere, piccolo sussulto, che è successo? No, Tre Ciminiere, buonasera a tutti, approfitto per fare i complimenti alla squadra Tre Ciminiere. Ha vinto meritatamente un grandissimo campionato, nessun sussulto, noi siamo sportivi, quindi qua riconosciamo il merito di chi ha saputo raccogliere in un anno tutti i sacrifici vincendo il campionato, quindi complimenti a mister Di Marzio e alla società. Abbiamo giocato contro con loro in maniera vivace ma tranquilla in tutte e due le partite, non ci sono problemi, ci alleniamo insieme, insieme, questo è importante, nello stesso stadio, negli stessi più o meno orari. Siamo veramente contenti per il Tre Ciminiere, spero per loro, per la passione dei dirigenti, possano ben figurare l'anno prossimo e soprattutto porre in essere quelle condizioni perché ci rimangano il più a lungo possibile. Sì, l'anno prossimo sarà un campionato per loro naturalmente più difficoltoso. Il vostro invece, avete già cominciato a ragionare su quello che sarà il prossimo campionato? Ottava posizione attualmente, quindi ottava posizione, era il risultato che vi aspettavate oppure qualche piccola delusione? Allora, se bisogna essere sinceri, l'obiettivo era salvarsi tranquillamente. Avere raggiunto la salvezza a 6 o 7 giornate dal termine è stato un bellissimo risultato. Questo ci ha permesso di raggiungere il secondo obiettivo, che era quello di portare subito in prima squadra nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la crescita tecnica e psicologica dei ragazzi, portare subito in prima squadra i ragazzi degli allievi. Domenica scorsa contro il San Donato, quindi una partita reale, vera, sì. Il San Donato, una squadra che sta lottando per i playoff, abbiamo fatto esordire il nostro allievo De Luca Matteo dal primo minuto, ma già altri ragazzi adesso avevano esordito durante il campionato. E nelle ultime tre gare di campionato continueremo su questa scia, perché noi andiamo avanti, l'obiettivo principale è sì, giocare bene, divertirsi, raggiungere obiettivi sportivi, che in questo caso è stato raggiunto con la salvezza. L'anno prossimo vediamo, dobbiamo riunirci e stabilire tutti insieme quali sono gli obiettivi. Il mister si tappa le orecchie, l'avete confermato o lo confermerete a breve oppure è in bilico? Qualcuno ride in platea. Ho sempre sostenuto che chi lavora bene deve essere riconfermato e comunque tenuto in considerazione. E tutto va, e il mister lo sa, dagli obiettivi che la società vuole raggiungere. Lui ha fatto bene, è stato molto vicino a noi, perché ne do atto, è stato esonerato il mister durante la stagione, ha ripreso la squadra con entusiasmo ancora maggiore dopo l'esonero e ha portato una salvezza tranquilla. Questo significa che lui tiene al gruppo, lui tiene alla società ed è parte in causa del progetto. Vedremo insieme, sicuramente una persona della quale la società non si priverà, vedremo insieme come con il presidente, che saluto e che sì, apro e chiudo parentesi, per motivi, per impegni già precedentemente presi non ha potuto partecipare, e saluta, ringrazio. Presidente Di Palma, lo salutiamo, i ragazzi penso che vogliano fare un applauso, anche perché insomma il presidente, il presidente, lo dobbiamo coccolare, no?
Ma il presidente è il presidente, è lui che coccola noi, non invertiamo l'ordine dei fattori, è lui che coccola noi, lui ci tiene a questa, lui tiene a questa società, tiene a questo gruppo. Ricordiamo che senza voler togliere nulla agli altri, al parlare degli altri, che noi veniamo da una fusione di tre società che sono qui rappresentate tutte e tre dai loro dirigenti, veniamo da una crescita esponenziale in mese dopo mese, veniamo da questioni, liti, incomprensioni, ma veniamo da una crescita spaventosa, crescita dei dirigenti, crescita dei ragazzi, e vogliamo continuare a crescere. Perfetto, naturalmente ad Atri storicamente il calcio è importante, no? Insieme ad altre associazioni sportive. L'obiettivo vostro immagino che sia anche quello numericamente di creare la base per poi arrivare in prima squadra, e qui abbiamo una folta rappresentanza del vostro settore giovanile, che è suddiviso bene o male in quale categorie? Allora, c'è anche Massimo che tra poco spiegherà meglio. Sì. Abbiamo qui siamo tutti rappresentati, dai primi calci fino, con piccolissime rappresentanze, fino alla prima squadra. Quindi abbiamo primi calci, pulcini, faccio sempre confusione, esordienti, tra primi calci e piccoli amici. Ah, ok, perfetto. Piccoli amici, perfetto. Esordienti, giovanissimi e allievi. Nonché i ragazzi della prima squadra, tutti con una rappresentanza. Siamo ben oltre i 150 tesserati, e come diceva il dottor Salini, l'avvocato Salini, che saluto anche perché abbiamo origini quasi vicine, mia madre di Bisenti, dottor, dicevo, là il calcio è un grosso veicolo aggregativo, e soprattutto permette ai ragazzi di conoscersi, di crescere, di scambiarsi le esperienze, ma soprattutto a noi di imparare da loro come si fa a educare, perché non siamo i genitori in primo luogo, ma siamo, io sono entrato come dirigente, Massimo e Michele, insieme a tutti gli altri, senza voler togliere, Massimo e Michele ogni giorno mi insegnano come bisogna educare i ragazzi, e ogni giorno apprendo da loro una virgola. Fra 5-6 anni potrò essere anch'io educatore. Ci proverò. Bisogna fare esperienza a tutto tondo, no? Quindi naturalmente è importante, perché numericamente bisogna lanciare il segnale, bisogna partire dalla base per poi costruire la prima squadra. E allora io al direttore generale Massimo Assogna chiedo innanzitutto se l'esonero del mister è opera sua oppure è stato lei a richiamarlo. Bella questa. Una domanda difficile, ma che io devo fare? No, tra l'altro stamattina è uscita una statistica che in Italia c'è una libertà di stampa non troppo alta, allora come percentuale, allora io cerco di abbassare un po' questa percentuale e chiedo di tutto, quindi stasera ci siete voi e vi tocca. Va bene, allora il mister ha avuto, dicendo proprio come stanno le cose, ha avuto un problema di lavoro e quindi dopo tanti tentennamenti ha deciso di lasciare per un attimo. Poi quando ha risolto i problemi di lavoro alla fine di gennaio si è ripresentata l'occasione di rimetterlo dentro, e lui, come diceva Alessandro, è stato ancora più carico, è tornato ancora più carico per riportare, per rimpinguare una situazione che un attimino ci era sfuggita di mano. Quindi era un periodo un po' pericoloso calcisticamente parlando. Era un periodo un po' pericoloso, venendo poi anche da situazioni da calamità, come diceva l'avvocato Savini, perché noi purtroppo un mese non ci siamo potuti allenare con 2 metri di neve, quindi siamo stati fermi con tutto il settore giovanile della prima squadra, e non era semplice quindi rincorrere tutti gli obiettivi. Sì, quelle calamità naturali che poi hanno un po' berto un po' tutta la provincia, però effettivamente ci sono stati dei comuni dove la neve ha fatto disastri, e non solo la neve purtroppo. Quindi avete richiamato il mister tra virgolette ha accettato di buon cuore il ritorno in squadra, e poi le cose si sono sistemate. Ma l'obiettivo di questa squadra secondo lei è lo stesso del signor Italiani all'inizio, a bocce ferme, oppure tecnicamente parlando è dotata di qualcosa in più oltre l'ottavo posto? Ma l'obiettivo era quello della salvezza, poi andando avanti durante il campionato ci siamo accorti che forse potevamo al limite sperare qualcosa in più, visto il livello del campionato, del girone e di prima categoria.
Quindi, come neopromosse, io credo che ci serva d'esperienza per guardare al futuro con ottimismo e soprattutto di non commettere di nuovo i pochi errori commessi e poi guardare sicuramente ai ragazzi, perché sì, c'è un bel bacino di ragazzi qui rappresentati che, come diceva Alessandro, già hanno esordito. Hanno esordito Matteo De Luca, che è un classe 2000, alcune domeniche fa è esordito un 2001, e Luca Pagliarini, e poi in seguito esordiranno anche altri ragazzi entro la fine del campionato. Quindi mancano, insomma, le ultime due partite sicuramente esordirà anche mister, se posso permettere, già una chicca, se posso permettere, esordirà anche il portiere classe 2001, che alcuni giorni fa ha compiuto 16 anni. Quindi auguri Luigi. Perfetto, auguri. Quindi, direttore, da quello che ho capito, voi fate la squadra e voi esonerate il mister, cioè nel senso, no, voi date le indicazioni tecnico-tattiche, però poi il mister ne paga le conseguenze, lui ride, adesso ci vado da lui. Allora, noi siamo amici ci portiamo circa 6 anni, quindi ci conosciamo da una vita, lui giocava prima di me, io ho giocato dopo di lui, ci conosciamo, amiamo il calcio da una vita, quindi ci confrontiamo giornalmente, quotidianamente, e anche lui vuole appoggiare il nostro progetto, quindi è normale che con i ragazzi c'è da lavorare, perché sono un po', ogni tanto scalpitano, però poi loro sono bravi. Vabbè, lui li deve mettere. Hanno anche loro l'ambizione di arrivare, anche perché altrimenti sarebbe anche difficile allenarli e fare tutti questi sacrifici. Quindi secondo me col mister siamo in pieno accordo. Perfetto, vuole intervenire il signor Italiani? Sì, guardate, in prima fila noi abbiamo una commissione di esame. Se non superano il vaglio di qualche professore lo conosco lì davanti. Professori, con tutto il rispetto di Massimo e del mister Pepe, questi non esordiscono. Questi si riuniscono ogni 15 giorni, settimana, 10 giorni, fanno un briefing e verificano le capacità tecniche di ognuno, parlano per la loro crescita, e quando esci fuori dal cilindro il nome di qualcuno, non è un miracolato, ma ha superato tanto di tanti quegli esami che quindi mister, loro fanno da filtro, sì, diciamo, sì, no? Sì. Fanno un po' la scrematura di quella che è la situazione. Giusto. Non so se. Giusto. Quindi mi conferma che Ciccarelli è capace. Sì, Ciccarelli è capace, lo era quando giocava, lo è anche adesso che. però un conto è giocare, un conto è fare una sorta di selezione. Ci no? Siamo ritrovati. Però mi fa piacere se è capace anche in questo. Mister Pepe, non so, io adesso innanzitutto le chiedo se è vera la storia, se è andata davvero così. Da dove cominciare? Ecco, allora iniziamo. Buonasera a tutti. Allora, l'appoggio della squadra c'è. La prima cosa che voglio dire è fare i complimenti a Giulio, perché ci conosciamo da tanto tempo, per quello che fa e per quello che ha detto, quindi veramente bravo, grande. Grazie. Complimenti. Grazie. Poi la storia vera è questa, che abbiamo cominciato il campionato, la squadra aveva non tanti punti, però stava cominciando a giocare bene. E infatti l'ultima partita in cui ci sono stato io con il Real Trecimiere, che poi ha vinto il campionato, la partita è finita 4-3. Per chi? Per loro. Però diciamo che noi l'abbiamo giocato alla grande, a viso aperto, quindi i frutti stavano quasi cominciando a farsi vedere, anche a prendere qualche punto in più. È la prima frecciatina. Poi è normale che poi c'è stato questo, purtroppo no, perché è il lavoro, questo impegno di lavoro, e quindi abbiamo, come ha detto Massimo, aspettato un paio di settimane, però facendo turni di pomeriggio è impossibile allenare. E allora ho detto anch'io a loro di trovare un allenatore, perché non ero nelle condizioni di portare avanti. Quindi diciamo che l'esonero l'ha generato l'azienda più che, poi, più che la società. Se vogliamo parlare di esonero, di qualcos'altro, a me non interessa. Vabbè, di comune accordo avete deciso per il bene del calcio Atri. Poi ci sono stati 3 mesi che secondo me sono quelli più importanti, perché finisce il girone di andata, c'è la pausa, e bisogna rifare un po' di preparazione, c'è la neve,
fa freddo, e in quei 3 mesi non so quello che è successo perché io non c'ero. Quelli poi, sono mesi in cui dalla Serie A fino alla terza categoria cambia il mondo. Può succedere tutto. Gennaio, febbraio, marzo, insomma. C'è il mercato di dicembre, quindi certo, le squadre cambiano. E quindi poi la società mi è venuta a chiamare la partita dopo che avevano fatto il derby, e quindi si parla dei primi di febbraio. E io ho detto, naturalmente senza pensarci due volte, ho detto di sì, perché sapevo di avere a che fare con un gruppo di giocatori buoni per la categoria. Poi diciamo che alcuni sono, li alleno da, siamo a parte amici, ma li alleno da quando erano piccoli, quindi ho detto subito sì. E infatti la prima partita l'abbiamo persa, però poi abbiamo inanellato una serie di vittorie, di partite importanti, e sono state importanti 3 vittorie fuori casa con squadre importanti, e da una posizione di 12esimo-13esimo posto siamo arrivati all'attuale 8° posto. Ah mister, quante giornate ha saltato lei? Quasi 3 mesi, quindi vabbè, c'è stata la sosta, 10 giornate, diciamo 8-10 giornate. Con lei in panca in quelle 8 giornate, no, cosa poteva succedere? Ma non perché lei è più bravo di un altro, ma perché naturalmente si è rotto anche un po', si poteva, l'equilibrio, si poteva, no? Con me si poteva perdere pure tutte le partite, il calcio è imprevedibile, non si può dire. Però il mio rammarico è che domenica noi siamo andati a giocare contro il San Donato, che è terzo in classifica, quindi la terza forza del campionato. E l'avete messi sotto. E all'andata il risultato fu di 0-5. Domenica, per vincere, hanno dovuto fare, non lo so, i salti mortali. Quindi la crescita. Quindi io dico che in quei mesi là, con qualche ritocchino in più e con qualche, forse con qualche impegno di qualcuno in più, non dico che si doveva fare i playoff, perché come primo anno è impossibile, quindi c'erano squadre più attrezzate. Però si poteva lottare fino alla fine e forse dare del filo da torcere a qualcuno. Il rammarico mio, poi no, certo, la squadra, io devo solo ringraziare i ragazzi che hanno dato, da quando sono tornato hanno dato il massimo, si sono impegnati in tutti e 3 allenamenti settimanali, e quindi non posso dire che grazie, perché abbiamo raggiunto, secondo me, da primo anno di prima categoria un obiettivo, cioè un posto. Un 8° posto che non è un posto. Vabbè, poi ancora c'è da pedalare, no? Cerchiamo di tenere questo 8° posto, perché gli altri sono avanti di tanti punti. Però è un 8° posto importante per me. Senza fare nessun riferimento, naturalmente, c'è qualche giocatore, qualche elemento pronto per la categoria superiore? Oppure bisogna crescere ancora? Diciamo che la nostra squadra è composta soprattutto da giocatori di una certa esperienza, quindi già avanti con l'età, e li ringrazio tutti perché hanno dato veramente il massimo. Poi è normale che ci sono anche dei giovani interessanti, ventenni, ventiduenni, che però devono, per ambire a squadre di categoria superiore, devono impegnarsi di più e lottare di più, essere più determinati, perché oggi se non sei determinato, se non sei costante negli allenamenti, se non ci metti l'umiltà, e tu non arrivi da nessuna parte. Certo. E purtroppo i giovani di oggi, devo dire che manca un po' di quella cattiveria agonistica, di questa, no? Cattiveria qua, o la fame, come dicono i più esperti. Infatti non è come prima, e quindi tecnicamente ci sono, però è anche una questione di testa, quindi se mentalmente riescono a cambiare, a diventare un pochettino più responsabili, più umili, perché con i piedi ci sanno fare, però è la testa che fa funzionare tutto. Quella poi è l'input arrivato lì. Poi abbiamo questi giovani qua che sono giovani, giovanissimi, e io li sto facendo giocare pian piano, uno per volta, anche perché è difficile farli giocare tutti. Anche perché arrivano le direttive societarie, quindi i fuori quota sono 94-95, noi facciamo giocare 2000, non li possiamo far giocare 4-5. Certo. Però lei, mister, è pronto, ha la fame giusta per salire di categoria? Ma io, come hanno detto loro che fanno parte della società, per me, io sono di Adri, ho giocato con l'Adri, sono andato anche fuori, però mi farebbe farebbe piacere rimanere qui per continuare questo progetto, perché ma il mio obiettivo, ma anche se un domani non sono più allenatore di questa società,
Il mio interesse mio è quello di vedere questi giovani fare, essere titolari. Essere titolari del calcio Atri, che ne so, fra 3-4 anni in una categoria importante, questo è il vero obiettivo di questo. Qui arrivava un suggerimento, è un uomo della società, ormai è una famiglia, no? Però vabbè, io la devo un attimino stimolare. Però se arriva la telefonata, la chiamata, un messaggino di una società che l'anno prossimo vuol fare una promozione a livelli alti, io penso che la famiglia Atri, il capofamiglia della famiglia Atri, fa partire, no, il mister Pepe, o sbaglio? Ci riuniremo e decideremo in democrazia come abbiamo sempre fatto. Quindi è una famiglia, ma non più di tanto, cioè nel senso non si può muovere più di tanto, ci vuole il permesso da parte dei genitori, ma è giusto anche così. Ho avuto qualche richiesta comunque. Ecco, perfetto, benissimo, vabbè, naturalmente... Naturalmente ci sta anche questo. Signore Torre, ma vi conoscevate calcisticamente parlando naturalmente da tanti anni. Lei come lo giudica, mister Pepe? Il mio giudizio non esiste perché non l'ho mai visto lavorare. Come persona sicuramente è una persona a posto, una persona seria. Da allenatore non posso esprimere nessun tipo però, di giudizio. Però insomma, un ottavo posto, no? Lo dicevamo che... Beh, dalle condizioni che ho capito che c'erano mi sembra un risultato importante. Quindi lo possiamo benedire per categorie, loro tanto non si offendono, nel senso che è anche una vostra vittoria se mister Pepe spicca il volo, o sbaglio? Assolutamente sì, noi tutti i ragazzi o gli allenatori che sono qui, se dovessero avere la possibilità di allenare o giocare in altre società superiori tecnicamente e qualitativamente alla nostra, noi siamo contenti. Cioè vuol dire che noi abbiamo ottenuto dei risultati, vuol dire che noi siamo visibili, vuol dire che noi riusciamo a produrre qualcosa di calcisticamente utile agli altri, ma soprattutto utile non alle altre società ma a loro stessi che con noi si sono formati. E questo è l'obiettivo che abbiamo, che ci sembra il chiodo fisso, è quello di lavorare per la crescita. Dimenticavo, io li devo ringraziare non proprio loro perché con la fusione adesso la società si è allargata, ma devo ringraziare i dirigenti della ex società, quella che c'era un po' di tempo fa, perché mi hanno ridato l'entusiasmo di allenare il calcio a 11, perché io avevo trascorso 4 anni col calcio a 5 con ottimi risultati a Pineto. Eravamo arrivati partendo da 0 alla C1. Quindi il massimo della regione era la C1, poi per questioni sempre economiche abbiamo abbandonato. E quindi mi sono venuti a chiamare e mi hanno ridato l'entusiasmo per ritornare al calcio a 11. Da lì è stato un susseguirsi di vincite, di vittorie di campionati e si è arrivati a questa prima categoria e adesso, come ho detto prima, spero di rimanere e di dare una mano. Perfetto, grazie mister, noi andiamo qualche secondo in fascia pubblicitaria, poi naturalmente torniamo qui sempre in gradinato, ci vediamo tra poco.